caro saluto a tutti voi, ben ritrovati. Siamo all'inizio dell'anno della misericordia e alla prima udienza di Papa Francesco ha partecipato un gruppo della nostra diocesi di Teggiano, precisamente le parrocchie di Sala Consilina e Teggiano, accompagnati da Don Giuseppe Puppo e Don Luciano La Peruta. È un momento sicuramente significativo perché non è stato solo un pellegrinaggio, ma ad accompagnare questo momento è stata la presenza delle due statue della Madonna che sono state benedette e incoronate da Papa Francesco. Ma ci racconta tutto Don Giuseppe Puppo. Mettersi in cammino per un cristiano implica una ricerca, un cambiamento, con una precisa meta. Voi da poco siete tornati in diocesi dal pellegrinaggio a Roma. Compagna speciale di questo pellegrinaggio, pellegrino speciale, le Madonne della Misericordia. Ci racconti un po' questo, come è nata l'idea? È nata l'idea seguendo appunto il cammino pellegrinaggio che l'anno giubilare ci chiama a fare. Mi piace ricordare quello che San Giovanni XXIII diceva della vita. La vita è un pellegrinaggio che parte da Dio e torna a Dio, così come Sant'Agostino ci dice, un'uscita da Dio per un ritorno in Dio. E in questo pellegrinaggio abbiamo bisogno della misericordia. Insieme con Don Luciano abbiamo organizzato il pellegrinaggio a Roma per incoronare appunto le Madonne della Misericordia, la Misericordia di Teggiano e la Misericordia di Sala Consilina, anche comunemente detta Madonna del Latte. Ed è stato veramente bello perché abbiamo partecipato all'udienza pontificia, che era la prima del 2016, dove il Papa ha tracciato quello che sarà il cammino biblico della misericordia, partendo appunto dall'Esodo. La misericordia vista come amore di Dio, amore viscerale di Dio, e si è soprattutto soffermato su quella lentezza all'ira. Noi molto spesso siamo iracondi o irosi, e invece Dio è lento all'ira e grande nella misericordia, appunto come il Papa si è soffermato nella sua udienza pontificia. E poi un elemento essenziale che il Papa ha ripetuto è quello della fedeltà, la fedeltà di Dio, che molto spesso riscontra l'infedeltà dell'uomo. Quindi questo è stato il messaggio più bello che il Papa ha potuto dare. Ed è stata una giornata intensa, vissuta in una splendida comunione. Ecco, io ringrazio di cuore il carissimo Don Luciano, che insieme con me si è fatto pellegrino della misericordia, portando appunto le effigi della Madonna della Misericordia, come dicevo prima. E quindi se Dio è misericordioso, per riflesso lo è anche quella creatura sublime che è la Vergine Santissima, che noi nella Salve Regina chiamiamo appunto Madre di Misericordia. Come se fosse la prima porta della misericordia. Sì, è la prima porta. La Madonna è anche Ianua Caeli, porta del cielo. Nelle litanie lauretane così chiamiamo, interpelliamo la Madonna come porta del cielo e porta della misericordia. E quindi ci porta a Gesù in quanto ella ci fa sperimentare la misericordia di Dio, la bontà di Dio, la dolcezza di Dio, usando le parole di Papa Francesco, la tenerezza di Dio, che è appunto questa stragrande, questa misericordia viscerale che Dio ha verso ciascuno di noi. Che è la tenerezza di una madre. Il momento in cui Papa Francesco si è fermato davanti alla Madonna in una breve preghiera e quindi poi ha fatto la benedizione è stato molto commovente. È stato molto intenso perché il Papa si è fermato prima a benedire le corone e poi le statue della Madonna. Ed è stato veramente un momento intenso perché pensare che il Pontefice abbia sostato vicino alle nostre statue, io un'esperienza che già ho fatto con altre effigi anche di Teggiano, è qualcosa di bello perché il Papa rappresenta quell'unione e presiede la Chiesa nella carità. È
vescovo di Roma e quindi presiede tutta la Santa Chiesa Universale nella Carità. E pensare che appunto il Pontefice si sia soffermato presso le nostre effigi, abbia pregato, è un momento veramente di grande, grande emozione. Era qualcosa di intimo, proprio. E Don Giuseppe, poi dopo, quando è finita l'udienza, il Papa ha salutato gli ammalati un po' tutti e poi è venuto anche vicino a voi. Eh sì, è stato il mio secondo incontro con Papa Francesco, l'ho fatto qualche anno fa portando la statua di San Cono nell'anno centenario e poi il Papa come sempre ci ha messi al cosiddetto baciamano, e quindi quel momento in cui il Pontefice si avvicina ai sacerdoti, ai pellegrini, agli ammalati e per ricevere una benedizione particolare, la sua presenza fisica, così se possiamo dire. Ed è stato bello anche perché in questo Don Luciano ci ha stupito con un gesto simbolico molto bello, ha dato uno zucchetto bianco al Papa e il Papa ha dato il suo zucchetto a Don Luciano, che sicuramente lo conserverà con molta cura, e quindi ecco, è stato veramente un gesto che ha avuto anche un certo riscontro mediatico. Ho visto anche da alcune testate giornalistiche, ho visto che questo gesto è stato molto, molto simpatico, e questa è l'originalità del nostro Don Luciano, che è capace anche di questo. Don Giuseppe, dopo l'udienza generale c'è stata la celebrazione della Santa Messa. Abbiamo celebrato la Santa Messa nella Chiesa della Traspontina, che voi sapete è la chiesa sul lungo Via della Conciliazione dedicata alla Madonna del Carmine, e l'ha presieduta il Cardinale De Paolis, mio antico professore alla Pontificia Università Urbaniana, e poi è stato anche presente a Sala Consilina per il 25esimo della parrocchia di Sant'Anna. Anche quello è stato un momento molto molto intenso, intimo, perché eravamo solo noi pellegrini e c'è stato un bel concorso di popolo, tante persone si sono confessate, hanno fatto la comunione in preparazione a quella che poi sarebbe stato il passaggio della Porta Santa. A proposito della Porta Santa, è stata scelta San Giovanni in Laterano, che poi sarebbe la sede del Vescovo di Roma, ed è la porta che è stata aperta da Papa Francesco in concomitanza con le aperture delle altre porte delle diocesi. Abbiamo scelto San Giovanni per un motivo essenziale, perché è la cattedrale di Roma. Erroneamente si pensa che la cattedrale del Papa sia San Pietro, non è così, la cattedrale di Roma è San Giovanni in Laterano, dove c'è la cattedra romana. Il Papa è tale perché siede sulla cattedra di San Giovanni, che è quella cattedra in fondo all'abside molto bella, tant'è vero che subito dopo l'inizio del ministero petrino, uno dei primi atti, anzi il primo atto che fa il Papa, è quello di prendere possesso della Basilica di San Giovanni Laterano, che è appunto la cattedrale di Roma, per la quale il Papa è vescovo di Roma e di tutta la Chiesa Cattolica, come primate. E da quella cattedra il Papa presiede nella Carità e presiede appunto tutta la Chiesa di Roma. Ed è stata simbolica anche perché San Giovanni Laterano è stata aperta la Porta Santa insieme a tutte le cattedrali del mondo. San Giovanni è stata sempre, diciamo, una meta importante di pellegrinaggio, anche quando eravamo giovani sacerdoti e stavamo lì a Roma. Varcare la Porta Santa di San Giovanni è stata un'emozione grandissima. Mi è venuto spontaneo il baciare lo stipite della porta, perché appunto si percepisce il senso della misericordia, questo varcare la porta non solo dal punto di vista ideale o fisico, ma il varcare la porta della misericordia significa aprirsi ad orizzonti di speranza, aprire il cuore a quella che è la misericordia di Dio, non chiudere il cuore a quella che è la grazia di Dio che ci viene data nel sacramento della riconciliazione, dell'Eucaristia, e passare la porta della Chiesa, di tutte le chiese,
Per noi, ecco, può sembrare un qualcosa di abitudinario. Tante volte entriamo e usciamo in chiesa, anche noi sacerdoti, in maniera forse molto distratta, però entriamo e usciamo nel luogo dove si manifesta in pieno la misericordia di Dio, nella chiesa parrocchiale, in tutte le chiese parrocchiali, nelle cattedrali, e quel varcare quella porta per entrare, per immergerci nella misericordia di Dio. E non finisce qui, poi siete stati alla Scala Santa, il mettersi in ginocchio, un momento di, diciamo, religioso silenzio. Anche la Scala Santa è un luogo veramente molto suggestivo e bello, perché ecco, sarebbe la scala che Gesù ha percorso andando nel pretorio, quindi è un'insigne reliquia, 28 scalini. Anche io con, diciamo, tanta fatica, nonostante la mia mole, ho fatto la Scala Santa in ginocchio, così come si fa. Beh, un po' un compatire insieme. È un momento non solo folcloristico, perché se lasciamo tutto al folklore lascia il tempo che trova, ma è un stare in unione alle sofferenze di Cristo, che soffre continuamente per la Santa Chiesa. È una sofferenza, diciamo, universale, però non è una sofferenza ripiegata e chiusa, ma è una sofferenza salvifica verso la risurrezione. E poi finisce la giornata e si ritorna a casa. Come si ritorna? E si ritorna stanchi e contenti. Durante il percorso di ritorno è arrivata la telefonata non solo del nostro vescovo Monsignor De Luca, ma anche del nostro carissimo vescovo, adesso vescovo di Aversa, Monsignor Spinillo, al quale dicevo: Eccellenza, sono stanco e contento. E ha detto: però l'importante è essere contenti sempre. Con la sua, diciamo, la palissiana sicurezza che sempre trasmette. Anche il nostro vescovo diocesano, purtroppo impedito per la febbre, non ha partecipato all'udienza pontificia, ma ci è stato vicino, ha telefonato, ci siamo messaggiati spesso, ed è stato veramente quello che a me resta di questo pellegrinaggio, un momento di comunione. Un momento forte di comunione, soprattutto sacerdotale, perché quando con un confratello sacerdote, con più confratelli sacerdoti, si condivide lo stesso ideale, diventa più semplice e più facile il cammino, questo pellegrinaggio. Se invece, ecco, molto spesso è una tentazione che può toccare tutti, l'individualismo, oppure quello che può essere una forma di chiusura, allora diventa più difficile il cammino, e quindi insieme si cammina meglio e si cammina di più. Una chiesa che cammina insieme. Grazie Don Giuseppe, grazie. Grazie a voi. È il momento dell'ascolto della parola e del commento. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatelo». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri, e Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù,
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Cari fratelli e sorelle, ci ritroviamo in questa seconda domenica del tempo ordinario. Abbiamo appena concluso, possiamo dire, quelle che sono le feste del Natale con il battesimo di Gesù, dove ci veniva presentata l'immagine di un Gesù che si mette in fila, potremmo dire, per ricevere il battesimo che Giovanni annunciava, predicava ai suoi, possiamo dire, interlocutori. Un Vangelo di conversione era quello di Giovanni. Gesù invece, ecco, eleva quel gesto a dignità sacramentale. E potremmo vederci, e abbiamo visto in quell'occasione, quasi come la misericordia di Dio si fa prossima, si affianca a quella che è la miseria umana. Oggi invece l'Evangelista Giovanni ci presenta l'inizio dei suoi segni, dei suoi miracoli, che compie a Cana di Galilea. E troviamo una donna che ritroveremo poi sotto la croce, è la madre di Gesù, è Maria. E questa donna, possiamo dire, si accorge che non hanno più vino. Ma chi è che non ha vino? Maria pone l'accento non sulla situazione in sé, non sul fatto che questi sposi in un banchetto nuziale non avessero più vino, ma pone l'accento sulla necessità di queste persone. Quasi ella si rende conto che ci troviamo in un contesto in cui c'è bisogno di un intervento drastico da parte di Dio. E allora potremmo vedere in questa immagine l'immagine di una chiesa. Il Vangelo delle nozze di Cana ci rimanda a questa sponsalità tra Dio e l'umanità, tra Dio e la sua Chiesa. Allora, una Chiesa che è chiamata a riconoscere, grazie all'aiuto di Maria, possiamo dire, le necessità delle persone, l'affiancarsi alle fragilità, il farsi prossimi vicino agli altri. Ci siamo detti in questo periodo di Natale, il Natale è la prossimità di Dio. Il Natale è la misericordia di Dio, il Natale è il Dio che si racconta, il Natale è il Dio che ci interroga. Oggi possiamo dire che ancora una volta il Signore ci sprona a farci prossimi, gli uni degli altri. Accompagnati però non da una persona semplice qualunque, ma accompagnati dalla Madre, la stessa Madre che sotto la croce diventerà la nostra Madre. Ecco ancora nel nostro cuore la bellissima immagine di Papa Francesco, che passando, ecco, a fianco alla nostra Madonna, Santa Maria della Misericordia, che abbiamo portato dinanzi a lui per farla incoronare, abbiamo ancora bellissima quella bellissima immagine che ci sprona a cogliere questo Dio che compie opere di grazia nella vita di ognuno di noi. E allora, insieme con Maria, andiamo verso il Signore. Buon cammino. Anna Lucy ci aggiorna sulle notizie della settimana. A voi il notiziario. Ben ritrovati. Lunedì 18 gennaio e martedì 19 a Pompei, la Commissione Episcopale Campana si riunisce in assemblea. Sempre lunedì 18 inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il tema di quest'anno è «Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio». Martedì 19 gennaio, dalle ore 9.30 alle 13.30, in Teggiano, il Vescovo incontra il Collegio dei Vicari Foranei. Sarà mercoledì 20 gennaio, alle ore 19, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in Atena Lucana, il momento di incontro di preghiera e di comunione, dedicato al raggiungimento della piena unità dei cristiani. Sabato 23 gennaio, alle ore 17, nella Parrocchia Immacolata in Sapri, celebrazione eucaristica nella festa dei Santi Sposi. Mentre alle ore 20, a Zuppino, per la Forania degli Alburni, inizio percorso in preparazione al matrimonio. Domenica 24 gennaio, terza domenica del tempo ordinario, 62esima giornata dei malati di lebbra. A Cebu, nelle Filippine, si terrà il 51esimo congresso eucaristico internazionale. A Torre Orsaia, dalle ore 9.30, avrà inizio la festa della pace per l'ACR.
Sempre domenica 24 gennaio alle ore 17.30 in via Garibaldi a Polla, l'associazione culturale Onlus, Tempo e Memoria, dedica a Don Peppe Diana un musical, al quale sarà presente anche il nostro vescovo. Arrivederci e buona settimana. Siamo giunti al termine della nostra puntata. Un caro saluto a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo sempre la nostra mail, che è essere suoi discepoli@libero.it. Potete trovare le nostre puntate sul sito diocesano www.diocesiteggiano.it. Un caro saluto a tutti, buona domenica.